want to try immediately? Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo incontro del ciclo Esperienze alla prova. Il meeting da sempre vuole offrire la possibilità di incontrare dei testimoni, di raccontare storie di persone che con il loro lavoro, con la loro umanità, raccontano la possibilità di una vita diversa. Perché, come abbiamo letto nell'editoriale del Sussidiario stamani, citando un poeta francese, un poeta brasiliano che dice: la vita, amico, è l'arte dell'incontro. Perché l'incontro con uomini e donne più vive rende più certi contro ogni difficoltà. E la protagonista dell'incontro di oggi è un ospite veramente eccezionale. Si chiama Clara Gaimard Lejeune. È presidente. Chiedo allora immediatamente un altro applauso per un ospite che volevo immediatamente introdurre, che è la madre di Clara, la signora Madame Jérôme Lejeune, che è stata qui. Chi ha già visto i palchi di Rimini con il marito quando è venuto per dare delle grandi testimonianze della sua fede e del suo lavoro scientifico nel 1985 e nel 1990. Quindi, introducendovi, Clara è CEO di General Electric in Francia, è madre di ben 9 figli, è quindi manager all'apice dell'economia europea, è fra le 50 donne più potenti del mondo e soprattutto è figlia del famoso genetista Jérôme Lejeune, che è uno scienziato di fama internazionale che, come dicevo, abbiamo avuto l'onore di conoscere, che è scopritore della trisonomia 21, cioè delle cause cromosomiche della sindrome di Down. Ed è scomparso nel 1994 e nel 2007 a Parigi, l'arcivescovo di Parigi, ha aperto la causa di beatificazione. Di lui Clara ha scritto un libro, di cui le chiederemo di raccontare oggi, La vita è una benedizione. Inoltre Clara è la fondatrice e socia della fondazione Jérôme Lejeune, che è presente a Parigi e si occupa della ricerca a favore delle malattie dell'intelligenza. L'incontro con Clara è frutto di una grazia che un'amica ha ricevuto, un'amica che si trova a New York, ma di cui preferisco vi parli Clara direttamente. A lei oggi abbiamo chiesto proprio di raccontarci della sua vita, del padre, di che cosa conserva maggiormente come la sua eredità, di qual è l'esperienza di certezza che il padre le ha trasmesso in ogni ambito della sua vita, dal suo essere madre alla sua esperienza lavorativa, alla sua concezione dell'azienda, da qual è il suo spirito in azione, in tutti gli aspetti della sua vita. Quindi lascio immediatamente la parola a Clara Lejeune, Gaimard Lejeune, ringraziandola ancora. Merci. C'était un vendredi saint. Era venerdì santo. En 1994. Nel 94. Et c'est la dernière conversation que l'ultima conversazione che ho avuto con lui è stata in quella data. Sommes allés le voir avec Siamo andati da lui con mio marito e mio fratello. Il était à l'agonie. Era ormai in fin di vita. Mais il était parfaitement ma era perfettamente lucido. Et nous avons évoqué, e abbiamo, come dire, evocato la possibilità, che fosse richiamato a Dio. Moi, je n'arrivais pas à y croire. Non riuscivo a crederci io. Je ne sais pas si lui non so se lui lo sapesse.
Ma ci ha detto comunque, non dimenticate che presto sarà Pasqua e che può succedere tutto il giorno di Pasqua. Certo, abbiamo parlato di mamma, di quello che sarebbe successo dopo, e ci ha lasciato dei messaggi che vorrei condividere con voi. Il primo, forse è il più importante. Non riusciva a respirare e quindi parlava molto molto lentamente. Ma mi ha detto, Clara mia, se c'è un messaggio che vi posso lasciare, l'ho potuto verificare tante volte, in tante circostanze diverse della mia esistenza. I dettagli non sono importanti. Siamo nelle mani di Dio. Quando papà è morto il giorno di Pasqua, ero incinta del mio sesto figlio, del nostro sesto figlio. Una Faustina, una bimba che è nata pochi giorni dopo. Dormivamo a casa dei miei genitori. A un certo punto è squillato il telefono. Alle 7 del mattino. A quell'ora stessa in cui le donne si erano recate sulla tomba di Cristo, in quel momento il medico ci ha annunciati che mio padre era salito al cielo. Con mamma siamo andati lì e il suo corpo era ancora caldo, ma lui non c'era più, non era più lui. E a quel punto ho capito una cosa, ho capito che cosa significhi anima. C'era lì la sua spoglia mortale, ma mio padre adesso si trovava ovunque. Si trovava intorno a noi e da quel giorno per me ogni giorno traduce in pratica quello che leggiamo nel Vangelo. Se il seme del grano cade per terra, muore, e altrimenti porterà frutti numerosi. Allora, 13 giorni dopo, allora vi dicevo, ho partorito la piccola Faustina. E allora mi sono detta, questa bambina che nel mio ventre ha conosciuto il nonno, non avrà ricordi però del nonno. Anche mia sorella era incinta del suo settimo figlio, che sarebbe nato un mese dopo. E mi sono detta che bisognava proprio che io raccontassi la vita di Jérôme Lejeune. Certo, non avevo alcuna pretesa, perché non sono certo una storica, non sono una scienziata, non sono un medico. Non sono quindi certa neanche di avere la stessa fede che aveva lui, però sono figlia sua. Ho avuto questa fortuna, questa grazia di essere sua figlia e di vivere accanto a lui tutti i giorni. E mi sembrava che per Faustina e per tutti gli altri suoi nipotini, per i suoi amici e magari anche per voi che oggi siete in questa sala, è importante dire chi fosse per noi che siamo i suoi parenti e la sua famiglia. Ho cominciato a scrivere quindi una trentina di pagine, ma certo non volevo magari farne un libro, e le ho fatte vedere ad un amico giornalista. Era estate in cui
nei libri si parlava di famiglie distrutte, di bambini che soffrivano, e lui mi ha detto: racconta una storia di una famiglia normale che si ama, e molta gente si riconoscerà in lei. Quindi scrivi, vai avanti. E quando sono andata a incontrare con il libro l'editore, abbiamo discusso del titolo. E mi ha detto: è semplice, è facile. Il titolo: La vie est un bonheur. La vita è felicità. Pourquoi la vie est un Perché bonheur? La vita è felicità? Peut-être, on devrait dire, la vie est un miracle. Magari bisognerebbe dire: la vita è un miracolo. Parce que Perché la, vie est un bonheur, la vita è una felicità, è felicità. C'est Significa una cosa: il solo fatto di esistere, il fatto che oggi siamo qui, che siamo vivi, malgrado tutte le difficoltà, malgrado tutte le prove che dobbiamo subire, la vita è felicità. La vita di mio padre è stata proprio una testimonianza permanente di questo. La vita è felicità. La vita è un dono di Dio per noi che crediamo in Lui, ma la vita è felicità. E allora cercherò, con qualche piccolo tocco di pennello, certo non vi posso raccontare tutta la sua vita, ma comunque cercherò di dirvi come Jérôme Lejeune ha tradotto nei suoi gesti, nei suoi atti, nei suoi pensieri, nelle sue riflessioni, nel suo talento, questo fatto, cioè che la vita è felicità. Ma nulla lo aveva predestinato ad essere un medico. Veniva da una famiglia classica, tradizionale, borghese. Suo papà era un bravo uomo dal punto di vista, come dire, cultura, ed era un dirigente d'azienda. Sua mamma invece era figlia unica, un intellettuale, un artista, e non c'era nessun medico in famiglia. Questa vocazione invece gli è venuta quando era molto giovane e ha fatto la maturità a 15 anni, durante la guerra, malgrado il fatto che non andasse a scuola, e ha cominciato a studiare medicina. Voleva essere chirurgo e quindi, come dire, riparare i corpi. E la vita invece ha deciso diversamente. La vita e anche la sua stupidità, perché la distrazione, perché papà era una persona distratta, perdeva sempre i documenti, le chiavi, e mamma in un certo senso vegliava su di lui, e tante volte gli succedeva di essere così distratto e perso nei suoi pensieri che anche se vedeva la spazzatura che mamma gli metteva fuori dalla porta si dimenticava di buttarla. La sua distrazione: voleva diventare allora chirurgo, voleva fare il praticantato. E che cosa fa? Sbaglia a prendere il treno, la metropolitana, lo prende nella direzione sbagliata, non riesce ad arrivare in tempo e non diventa mai chirurgo. A quel punto arriva la rivelazione della sua vita, perché incontra il professor Turpin e nello studio di questo professore vede questi bambini, che sono più degli altri. Che cosa voglio dire? Lo capite? Sono bambini che hanno degli occhi particolari, con dita più corte, sorridenti, cicciottelli nel viso, che all'epoca venivano chiamati mongoloidi. All'epoca venivano nascosti perché ci si vergognava di loro, si diceva di loro cose terribili. Allora la mamma veniva accusata dicendo che aveva avuto la sifilide o si era comportata male, e quindi si colpevolizzavano i genitori. E allora lui che fa? Si immerge nella ricerca per capire, vuole sapere. Vuole capire per cercare di guarirli. Essendo medico, quel medico diventa anche ricercatore. Mio padre è diventato ricercatore perché voleva curare i malati che vedeva tutti i giorni nel suo studio.
À ce moment-là, on a quel punto 1958, ci troviamo al 1958 e non si sa nulla a quel punto delle malattie genetiche. Addirittura il termine genetica non esiste. Si pensa che le malattie siano dovute a una serie di ragioni diverse, ma il suo professore, proprio lui, afferma pubblicamente che il mongolismo, nessuna malattia, anzi, può essere spiegata attraverso una causa genetica. C'è anche un professore che qualche mese prima aveva scoperto come si poteva, come dire, studiare i cromosomi che si trovano in tutte le cellule, che sono appunto caratterizzate dal patrimonio genetico. Papà, utilizzando un microscopio di fortuna vecchio di 20 anni, del 1930, che è riuscito a rimettere a posto con molta intelligenza e pochi soldi, papà capisce che questi bambini detti mongoloidi non hanno niente di meno degli altri, anzi hanno qualcosa di più. Invece di avere 48 copie di cromosomi, come abbiamo tutti nel nostro patrimonio genetico, per quanto riguarda il cromosoma 21, ne hanno non due, bensì tre. Quindi, come dire, hanno troppe informazioni. Per spiegare quello che succede, sicuramente papà ve lo ha già raccontato nel 92. Il explique la musique de la vie. E come dire, lui riesce a spiegare la musica della vita. Il reprend le message de Saint Jean. Riprendendo il messaggio di San Giovanni. Au commencement, il y a un message. All'inizio c'è il messaggio. Et ce message e questo messaggio è nella vita. E questo messaggio è la vita. La verità è che è la nostra storia questa. È la nostra storia, la storia di ciascuno di noi. Quello che siete, il fatto che siate magari mori, biondi, che abbiate gli occhi azzurri, che siate un po' collerici o paciosi, che vi piaccia fare sport o leggere, che siate bravi in matematica o nelle lingue straniere, che vi piacciono i cibi dolci o salati. Tutto questo è scritto nella vostra storia, è il vostro messaggio. E questo fa sì che voi siate unici. Questo non è un messaggio biblico, né un messaggio che ci viene dalla fede, è il messaggio della scienza, il vostro patrimonio genetico racconta la vostra storia. Sempre per quello che riguarda i mongoloidi, che però Jérôme Lejeune comincerà a chiamare i malati di trisomia 21, è come quei dischi, quella cassetta che si sente troppe volte, allora si riga e quindi la musica, la cassetta si ripete senza fine. E quindi questo ripetersi della storia che si scrive fa sì che questi bambini siano più bambini degli altri, qui i bambini appunto affetti da trisomia 21. E questa non sarà certo l'unica scoperta che farà Jérôme Lejeune, però diciamo che questa è la scoperta fondatrice, quella veramente storica, non semplicemente perché a quel punto si capisce che i mongoloidi in realtà appunto sono affetti da trisomia 21, ma è perché la prima volta nella storia dell'umanità si capisce che una malattia può avere una causa genetica e quindi lui diventa il padre della genetica moderna. In Francia, proprio per lui, nel 63 viene creata la prima facoltà di genetica, quindi semplicemente già a 34 anni, giovanissimo, non smetterà mai di
spiegare, di formare genetisti di tutto il mondo, anche qui in Italia oppure in Israele, negli Stati Uniti, in Germania, un po' dappertutto nel mondo. Dopodiché fa altre scoperte. Altre malattie dell'intelligenza si capisce che sono provocate da disturbi cromosomici. Certo, non ve ne posso parlare diffusamente perché oggi se ne parla tutti i giorni. Oggi sappiamo che la nuova tappa della medicina moderna è la riparazione dei geni per quanto riguarda le malattie dell'intelligenza o per guarire l'Alzheimer o la mucoviscidosi. Con queste scoperte se ne va negli Stati Uniti. Siamo arrivati al 1959, dove è visiting professor nelle università americane e lì mostra le sue scoperte a tutti. Almeno 20 o 100 volte gli avrebbero potuto, come dire, portare via le scoperte. Nessuno ci crede. Lui torna a Parigi ed è una vera e propria rivoluzione della medicina moderna quella che si attua. Riceve premi dappertutto, anche un premio conferitogli dal presidente Kennedy, e diventa un punto di riferimento, il genetista, il padre della genetica moderna. Si potrebbe dire che a quel punto il suo destino, come dire, era già compiuto, un bel destino, ma la storia di Jérôme Lejeune non si ferma lì, perché a un certo punto ha uno studio dove va tutti i medici, riceve pazienti da tutto il mondo, migliaia di pazienti, e li conosce tutti e li chiama tutti per nome. Alcuni vengono anche da molto lontano. E quando arrivano i genitori di questi bambini, soprattutto quando viene loro detto che il loro figlio è affetto dalla nascita, dalla trisomia 21, che cosa fanno? Beh, spesso si disperano. È stato già detto loro che quel bambino non avrà futuro, non potrà parlare, non potrà camminare, sarà un vegetale. E quello che vi voglio raccontare è una storia che mi è stata raccontata 10, 20 volte. Arrivano lì i genitori con questo bambino malato, con questo figlio malato, e vedono soltanto la malattia. Allora mio padre li riceve e mette addosso al papà e alla mamma un camice bianco e chiede alla mamma di sedersi di fronte a lui, una sedia qui e l'altra lì. Prende il bambino, se lo mette in braccio, anche lui ha addosso un camice bianco, e mette il bambino sulle ginocchia della mamma. Si siede di fronte a lei e comincia a visitare il bambino dalle ginocchia della mamma, chiamandolo per nome o del papà. E a quel punto che la mamma capisce che è suo figlio. È malato, ma c'è Paul. Ma è il suo bimbo Sophie, Paul, Pierre. E quindi a un certo punto quella paura immensa che si capisce benissimo quando si ha un bambino handicappato che nasce, che è un piccolo estraneo, beh, improvvisamente si sviluppa l'amore perché se ne va via la paura. Qualcun altro rispetto a voi che è stato padre o madre ha abbracciato questo bambino, l'ha accarezzato, gli ha sorriso, lo ha messo sulle vostre ginocchia e vi ha fatto capire che questo bambino è il vostro bambino e che evidentemente
tutta la vita, qualunque vita vale la pena di essere vissuta. Allora, negli anni successivi mio padre si è sempre battuto per cercare di raccogliere denaro, per far avanzare la ricerca, per capire come poter guarire questi bambini affetti da trisomia 21. Parlo di loro perché questa è la malattia mentale la più diffusa, ma naturalmente lui pensava che se si fosse riusciti a guarire la trisomia 21 sarebbe stato possibile guarire tutte le malattie mentali con una causa genetica. E allora che fa? Si batte, combatte, corre qua e là, non va mai in vacanza, salvo qualche giorno per portarci in Danimarca. D'estate continuava le sue ricerche e a un certo punto, un bel giorno, la cosa già era iniziata negli Stati Uniti, ma soprattutto in Francia questa lotta comincia e continua. Nel 70 c'è questo dibattito appunto sull'aborto in Francia. A un certo punto alla televisione c'è una trasmissione che si chiama Le dossier de l'écran e si fa vedere un film seguito da un dibattito. Il film riguarda appunto una donna violentata che ha un bambino e quindi il dibattito poi riguarda la possibilità di mantenere il figlio o no. E poi c'è un progetto di legge, la legge Perret, che in caso di violenza sessuale prevede l'aborto in caso anche di handicap mentale. Il principale handicap mentale che si poteva depistare prima della nascita all'epoca con le amniocentesi era proprio la trisomia 21. Il giorno dopo papà va allo studio e a quel punto entra una mamma con un bimbo di 10 anni. Questo bambino piange. Allora mio padre chiede alla mamma perché piange e la madre gli spiega che il bambino ha visto alla televisione la sera prima quella trasmissione e a quel punto il bambino si getta nelle braccia di mio padre e gli dice: professore, professore, ci devi salvare perché ci vogliono uccidere e noi siamo troppo deboli per difenderci. Mio padre torna a pranzo a casa, tutti i giorni lo faceva peraltro. Rendetevi conto della fortuna che abbiamo avuto noi bambini, riuscivamo a fare colazione, pranzare e cenare con nostro padre. La mattina andava appunto in ospedale, il pomeriggio in laboratorio, velocemente in bicicletta veniva a casa a pranzo con noi per approfittare appunto della presenza della sua famiglia. E quindi a pranzo arriva a casa, ci parla di questa storia e ci dice: io che sono il loro medico e che li devo curare, li devo difendere e se non lo faccio sono un disgraziato. Allora a quel punto Jérôme Lejeune, membro del comitato dei saggi del presidente della Repubblica francese, consultato su tutti gli argomenti scientifici, una gloria, un astro nascente della genetica, l'uomo consultato da tutti, è lui che evidentemente dovrà, come dire, riporre il suo destino e la sua gloria personale e anche il suo successo al servizio della difesa di questi malati. Lui non giudicherà, mai leggerete da nessuna parte qualche parola di papà che condanna, che accusa o che sanziona una donna che magari ha fatto un aborto, mai leggerete una cosa così. Semplicemente lui dirà quello che dice la scienza e lo dirà non perché è un uomo di fede, ma perché è un medico. E quindi ha fatto il giuramento di Ippocrate. Il giuramento di Ippocrate significa proteggerai la vedova, i suoi figli, proteggerai la vita in tutte le circostanze. Il suo dovere di medico, di ricercatore, è dire una cosa semplicissima, una cosa addirittura evidente e che lui ha imparato con la genetica, e cioè
che in questo momento magico in cui si incontrano un uomo e una donna, un ovulo e uno spermatozoo, il momento in cui si sviluppano le cellule. Oui, oui. E quindi si sviluppano le cellule. L'essere umano è già lì, fin dall'inizio, è lì con tutto il suo patrimonio genetico. E questo essere umano è unico. E perché è unico? È perché è un essere umano. E quindi è, come dire, inattaccabile. Lui non giudica, non dice altro se non quello che dice la scienza, cioè che l'essere umano comincia a essere tale dal momento del concepimento. A quel punto cominciano i problemi. Me lo ricordo, avevo 12 anni, anch'io andavo a scuola in bici. A un certo punto vedo scritto sui muri della facoltà: bisogna uccidere le jeune e quel piccolo mostro. E quindi, impaurita, torno a casa e dico: papà, ma ti vogliono ammazzare? E mio padre mi rassicura: no, stai tranquilla, sono soltanto parole, non ti preoccupare, tesoro. E quindi tutta la sua lotta, tutto il suo combattimento è stato in favore della vita, per proteggere i più deboli, per proteggere certamente i suoi piccoli malati, ma anche il bambino che nascerà, che non ha diritto di parola, che è così piccolo che nessuno lo vede, che non può difendersi. E dirà quindi la verità scientifica, e cioè che ogni essere umano è tale sin dal momento del concepimento. E allora che cosa gli succede? Gli succedono tante piccole noie, ma se volete le potete leggere nel mio libro. Non è di questo che vi voglio parlare adesso. Vi voglio raccontare un'altra storia. Qualche anno dopo, si trova a Parigi, estate. Io sono rimasta tante estati a Parigi perché preferivo rimanere con lui, preferivo approfittare della fortuna di essere con lui. Lavorava sempre, anche d'estate, appunto, mangiava pochissimo ed era concentrato sulla sua ricerca. Un mese d'agosto, proprio come adesso, più o meno come oggi, riceve una telefonata dagli Stati Uniti. È il suo vecchio amico Martin Palmer che gli telefona. Martin Palmer si trova in vacanza con i suoi quattro figli e la moglie. Hanno deciso di andare a mangiare dei granchi. E quindi che fanno? Comprano il giornale per buttarci le scorze dei granchi. Allora apre questo giornale e legge un articolo e legge la storia di una coppia che vuole divorziare. La moglie, la signora, si chiama Marie. Sono sposati da 10 anni, non sono riusciti a avere figli, hanno fatto già la fecondazione in vitro e c'è un embrione congelato. Sono d'accordo appunto a separarsi, sono d'accordo a divorziare, sono d'accordo su tutto, ma su una cosa no. Marie, la moglie, vuole che questo embrione le sia impiantato e invece il marito non vuole. Secondo la legge americana, il giudice che deve decidere, appunto se gli embrioni possono essere soppressi oppure se gli embrioni non sono una cosa ma sono un essere umano, una persona. E allora bisognerà vedere chi ha ragione, se lei o lui. Questo giudice che decide si chiama Young, che in francese si dice jeune, si trova appunto in una piccola città americana e fa a un certo punto una richiesta di consulenza di un medico. Martin Palmer allora chiama questo giudice e gli dice: io ho la persona che ti può dare la consulenza per permetterti di decidere, cioè un esperto di genetica, Jérôme Lejeune. Allora il giudice Young, che si chiamava anche lui jeune, giovane, dice: va bene, però la decisione, l'udienza del tribunale si deve
svolgere entro 48 ore. Allora Palmer chiama papà dice che non può, Martin cerca di convincerlo. E mio padre allora a quel punto gli fa una domanda. La madre cosa dice? E Martin dice, Marie, la madre, anche se non sarò io a ricevere quell'embrione, io voglio che l'embrione possa vivere. Quindi magari potrà essere, diciamo, utilizzato da una qualsiasi altra donna. Allora a quel punto Jérôme Lejeune dice, beh, questo è come il processo di Salomone, ve lo ricordate, no? C'è questa donna che è pronta a dare suo figlio a un'altra donna piuttosto che farlo uccidere. Ogni 2000 anni praticamente si ripropone la stessa storia di Salomone. Insomma, che cosa succede? All'inizio non trova posto sull'aereo, dopo un'ora lo chiama la compagnia aerea e gli dice, beh, si è fatto libero un posto, lui che cosa fa? Parte, va a testimoniare a questo processo e spiega proprio lì che gli embrioni sono una persona. Il giudice Yang, qualche settimana dopo, deciderà in favore della madre. Questa storia è stata ripresa in tutta la stampa americana perché era agosto e sapete che gli americani sono proprio ghiotti di questo tipo di storie. Ma era un momento molto importante. E mio padre ha anche scritto un libro su questa cosa che Letizia adesso ha qui, che racconta proprio la storia di questo processo. Se volete capire in modo, come dire, scientifico, meglio di quanto non possa spiegarvi io, che cos'è l'inizio della vita dell'essere umano, che cosa siamo, che cosa ci dice la scienza sulla nostra storia, beh, leggetevi questo libro che è assolutamente appassionante. Allora, un medico, un ricercatore, un testimone del nostro tempo. Mio padre era anche un grande cattolico. Ora, non so se a lui gli piacerebbe che io dicessi questo, un grande cattolico, ma comunque, la mattina in cui è morto, era venuto il prete per dargli l'estrema unzione. Tipo un paio d'ore prima che morisse. Il prete gli ha anche dato la comunione. La comunione proprio della vigilia di Pasqua, in quanto appunto era sabato santo. E il mio padre ha pronunciato questa frase che, se ci pensiamo, è straordinaria, assolutamente incredibile. Ha detto, caro amico sacerdote, non ho mai tradito la mia fede. Essendo medico, essendo ricercatore, essendo uno scienziato, essendo cattolico, in quanto era stato il padre della genetica moderna, Paolo VI gli chiede di entrare a far parte dell'Accademia Pontificia delle Scienze. L'Accademia Pontificia delle Scienze riunisce evidentemente tutti gli scienziati del mondo in tutti i campi, in modo da fare il punto della scienza a favore della Chiesa, in modo che lei possa prendere posizione in modo illuminato su tutti gli argomenti che riguardano l'uomo. E poi, quando Giovanni Paolo II invece era Papa, lo invita a pranzo e questo è un altro incontro. Un incontro di menti, di intelligenze, di cuori, diventano amici e mio padre insieme a mamma, che è qui in sala, lo incontreranno regolarmente. Ma quando il Papa viene in Francia per la prima volta, per le primissime giornate mondiali della gioventù, che ancora non si chiamavano così, al Bourget c'era una grande messa, avevamo fatto un pellegrinaggio durante la notte per recarci al Bourget e con noi anche papà aveva fatto il pellegrinaggio durante la notte. Non stava con i vescovi, non stava con i preti, no, stava insieme agli altri pellegrini sotto la pioggia insieme a noi per assistere alla grande messa al Bourget, in cui il Papa dirà per la prima volta
volta questa frase, una frase che marcherà la storia della Chiesa moderna. Non abbiate paura, non abbiate paura. Francia, figlia maggiore della Chiesa, che cosa hai fatto del tuo battesimo? Non abbiate paura. Non voleva che dicessi che era un amico del Papa. Il Papa gli chiedeva sempre consigli, gli piaceva parlare con lui. E si sentiva invece un fedele del Papa. Il 13 maggio dell'81, lui e mamma vengono invitati a pranzo dal Papa. Pranzano insieme, a un certo punto escono, prendono un taxi, poi l'aereo, e quando arrivano a Parigi, all'aeroporto di Roissy, prendono un taxi per tornare a casa e sentono questa notizia incredibile, e cioè l'attentato contro Giovanni Paolo II. Mio padre e mia madre erano state le ultime persone a vedere il Papa prima dell'attentato. La sera stessa mio padre si ammala ed è portato in ospedale. Gli viene la febbre e anche lui viene dimesso lo stesso giorno del Papa. Ci sono tante somiglianze, ma lui, che aveva uno spirito scientifico, no, dice no, non è vero. In realtà c'è stato un tale shock, una tale emozione, che anche lui gli è venuto praticamente un calcolo alla vescica ed è stato dovuto operare d'urgenza. L'amicizia con il Papa è continuata. E il giorno della morte di mio padre, il giorno di Pasqua, naturalmente subito abbiamo chiamato Roma per avvisare chi di dovere che papà era morto. Il giorno prima aveva ricevuto un telegramma del Papa, in cui evidentemente gli augurava pronta guarigione. Un grande amico di papà, ministro della giustizia in Francia, ci chiama, ci dice: ho visto Giovanni Paolo II dare la benedizione papale il giorno di Pasqua e ho visto che era triste. E allora ho pensato che Jérôme era morto. Visto che ho soltanto ancora qualche minuto a disposizione, ho pensato che vi potrei leggere un paio di cose. Innanzitutto vi potrei leggere un passaggio, un brano che ha scritto mio padre un giorno in cui si trovava sul lago di Tiberiade. È un testo molto semplice, in cui lui spiega. Lui non era un mistico, non è che parlava di Dio, lo viveva la sua fede, ma spiega in questo testo a un certo punto il suo incontro con Dio. E poi dopo, per concludere, vi vorrei leggere le parole che Giovanni Paolo II aveva scritto per lui in occasione della sua morte. In questa piccola cappella di cattivo gusto, su questo pavimento recente, mi sono disteso completamente per baciare la traccia immaginaria dei passi di colui che era lì. Questo gesto ingenuo, istintivo, vorrei dire, mi sembrava ridicolo di per sé, ma non il sentimento che lo spingeva a fare. Dire che si ama è sempre impossibile. È la classica dichiarazione d'amore di quando ci si inginocchia, che è molto più vera di quanto un'immagine teatrale ci faccia supporre. Soprattutto, caro fratello, non credere che io abbia avuto una visione, che io sia stato trasportato, rapito da un'estasi indicibile. No, tutto in me era ragionevole come sempre, giudicando la mia azione derisoria e ragionata,
con una vibrazione sconosciuta e familiare, cercando di arrivare all'unisono a una destinazione alla quale non potevo pretendere di giungere. Un figlio che ritrova il padre amatissimo, un padre infine conosciuto, un maestro riverito, un cuore sacro scoperto. Di tutto questo c'era qualcosa e anche di più. Come posso dire? C'era tenerezza, dolcezza, affetto, amore timido eppure deciso, un bisogno di far sapere quanto ero toccato fino al cuore da tanta gentilezza e bontà da parte sua, che ha voluto essere lì, che ha accettato che io lo riconoscessi e che mi ha accolto semplicemente e in modo fraterno. E poi le parole di Giovanni Paolo II, che lui ha inviato il giorno della morte. Queste parole di Cristo ci vengono in mente il giorno della morte del professor Lejeune. Se il Padre l'ha chiamato dalla terra il giorno stesso della risurrezione di Cristo, è difficile non vedere in questa coincidenza un segno. Una tale morte rende testimonianza ancora più forte alla vita in cui l'uomo è chiamato a Gesù Cristo. Come scienziato è stato appassionato per la vita in questo campo, è stato uno delle maggiori autorità a livello mondiale. Vari organismi lo avevano invitato per le conferenze e chiedevano il suo parere. Era rispettato anche da coloro che non condividevano le convinzioni più profonde. Oggi desideriamo ringraziare il Creatore. Dobbiamo parlare qui di carisma, perché il professor Lejeune ha sempre saputo fare uso della sua profonda conoscenza della vita e dei suoi segreti per il vero bene dell'uomo e dell'umanità. E soltanto per questo è diventato uno dei difensori più ardenti della vita, soprattutto dei bambini ancora non nati, che nella nostra civiltà contemporanea sono spesso minacciati, al punto che si può pensare ad una minaccia programmata. Per concludere, e magari vi vorrei dire soltanto ancora un paio di cose su quello che per me è stato mio padre e perché volevo dare questa testimonianza sulla fortuna e la grazia che ho avuto di vivere accanto a lui tutti i giorni. Io mi occupo di business, lavoro per un'azienda americana, si può dire che io incarno il grande capitalismo americano. La verità è che non è così. Ovunque noi siamo, quale che sia il lavoro che facciamo, dobbiamo sempre tenere in mente questa frase. Quello che farete al più piccolo dei voi, di noi, lo farete a me. Rimanete umili, semplici, freschi. E il fatto di sapere che in fondo non è che sappiamo molto, possiamo però avere fiducia e sapere che la vita è felicità. Grazie.
In questi giorni sono successe grandi cose e sicuramente il racconto di un testimone dei nostri, di un santo dei nostri tempi, di un uomo così eccezionale, con gli occhi, un racconto con gli occhi della figlia è un'altra di queste storie eccezionali che hanno accompagnato i nostri giorni. Ringrazio di cuore Clara per essere venuta fino a qua, la invitiamo a ritornare spesso a raccontarci dei passi, degli sviluppi della Fondazione Jérôme Lejeune in tutto il mondo. Sappiamo che a novembre la Fondazione sarà ufficialmente presentata a Washington, grazie anche a un rapporto di amicizia che è nato con questa persona di cui vi accennavo prima, che ha ricevuto una grande grazia da Jérôme Lejeune. Quindi grazie di nuovo a lei, alla madre, e buonasera a tutti e buona continuazione per questo meeting.